Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo video Penny Books. La mia rubrica Penny Books è la rubrica dove spiego i libri che mi sono piaciuti e che ho letto insieme al papà. E niente, via con la sigla. Ragazzi, il book di oggi è Bella e il Gorilla. Scritto da Anthony Brown, I love you, e pubblicato da Camelo Zampa. Camelo Zampa. Ora vi leggo la la sigla. Ma perché ora sono sempre con questa sigla? La trama. Va bene, vi leggo la sigla. La trama. C'era una volta un gorilla molto speciale. Aveva tutto ciò che gli poteva servire. Solo una cosa gli mancava: un amico. E niente, adesso vi farò vedere le figure che come sempre sono stupende. Come sempre per dietro. E poi ve la racconterò la storia. Ragazzi, si vede l'inconfondibile illustrazione di Brown, anche dalla copertina già. Non so neanche quanto ci avrà messo a fare tutto questo decoro, ma fa lo stesso. Guardate come sono belli, proprio inconfondibili. Se non ci sarebbe scritto Anthony, se non ci fosse scritto Anthony Brown, si capirebbe lo stesso. Si capirebbe giusto. Capirebbe lo stesso. capirebbe. E poi guardate anche le espressioni, gli occhi e la dolcezza di questi disegni. Molta dolcezza. Infatti qui in questo disegno è tutto un po' diverso, perché di solito era tutto. È un momento importante della storia. Sì. Questa è la copertina. Secondo me è l'immagine più bella. Ragazzi, questo libro parla di questo gorilla a cui hanno insegnato il linguaggio dei segni. È anche estratto da una storia. Tratto da una storia vera. Ma comunque, e lui ha praticamente tutto, perché lo chiede ai suoi custodi, loro glielo danno. Però come fa a chiederglielo? Con i gesti. Con i segni, giusto? Sì, con i segni, non lo so. No, c'è proprio un linguaggio, vabbè. Sì, tipo. Che noi non lo conosciamo. Ah, sì, noi non lo conosciamo. E così lui impara, e però è triste. Perché non ha un amico. Così gli regalano Bella, una piccola gattina. Loro diventano amici inseparabili, fanno tutto, ma proprio tutto assieme. Ma? Fanno tutto, ma proprio tutto assieme. Addirittura la cacchina o la pipì. O la pipì. Vabbè, comunque fanno tutto assieme. Tutto assieme. Però un giorno guardano un film. King Kong's, non so se lo conoscete, è un film dove c'è un gorilla gigante e gli umani lo vogliono uccidere, e così il nostro protagonista, il gorilla, si infuria perché c'è un gorilla che vuole essere ucciso un po', cioè non vuole. Ma che vuole essere ucciso? Sì, che lo stanno per uccidere lui un po', cioè un po' triste, è la sua razza, quindi è un po' triste, spacca la televisione. Questa furia improvvisa, poverino. E poi però vogliono separarlo da Bella, ma lo scoprirete leggendo il libro. C'è una sorpresa? Sì, secondo voi, se no ve lo dicevo. Ah, ok. Ovviamente. E niente, è un bellissimo libro sull'amicizia. Tratto da una storia vera, come vi ho detto prima. Sempre, cioè, anche se è una storia vera, è sempre bellissima, perché Anthony riesce a trasformarlo un po' più per bambini, perché sarà stato un po' più difficile. Secondo me. E alla fine capirete cos'è una cosa bellissima da fare per amici o per amiche. Quella sorpresa finale. Sì, okay. Che se lo andate a leggere. E poi ragazzi, credo che in questo libro non ci siano cose da scoprire. Solo una cosa qua nelle rose. Perché di solito nei disegni di Anthony Brown ci sono tipo delle cose da scovare. Ma qualcosa c'era tipo nelle rose? Sì, nelle rose. Però non scoprirete. Va bene. Cioè, però gli abbiamo già detto dov'è. Vabbè, fa lo stesso. Quindi ve lo consiglio un sacchissimo.
Ok. Come Anthony Brown, tutti quelli di Anthony Brown. Me li consigli. Ma prima mi dicevi una cosa. Ah, è vero. Che questo gorilla fa il ruolo di gorilla. Perché di solito in quelli di Anthony Brown, come Voci nel Parco, se andate a vedere l'accensione, comunque, quasi tutti. Sì, quasi tutti. Quelli dove c'era il gorilla, il gorilla era una persona con la faccia da gorilla. Un umano, è vero? Sì, un umano con la faccia da gorilla. Però qua è il gorilla è un gorilla. È vero. È stata una bella osservazione, amore. Va bene, basta. Direi che anche questo è un altro grande libro di Anthony Brown. Ormai li abbiamo letti quasi tutti quelli che ci sono, sì, in Italia. Sono finiti. Non so. Però se ce ne sarebbero altri. Eh sì, magari li portano in Italia. Forse Camelo Zampa. Però li leggiamo in inglese. Potremmo anche prenderli in inglese. No. Vabbè. Va bene, niente, salutiamo tutti. Ciao, mettete un pollicione ovviamente. iscrivetevi al canale. Ok. Ciao. Prossimo video, Penny qualcosa. Penny Books o Penny, vabbè. Penny qualcosa.